Adesso ragazzi, proseguiamo con il passaggio di guardia. Approfittiamo di come arriviamo dopo aver fatto la single leg, dopo aver fatto la proiezione, e da quel punto, con quel controllo, passiamo la guardia. Oh, come prima, attacco, riesco a proiettarlo. Qui mantengo la presa di bavero e del risvolto. Questa è la gamba che avevo disteso, ce l'ho avanti in questo modo. La recupero richiamandola così. Una cosa importante, un errore da non fare è portarsi, che io mi porto verso di lui, perché altrimenti faccio questo, rimango lì sui ganci della sua guardia, della hook guard, butterfly guard, che non va bene ovviamente. Quindi richiamo la gamba, mi sollevo, porto il peso del mio corpo qua sulla sua coscia, appoggiando la spalla, così. Qui non esagerate nello spostamento, perché ragazzi, se vi appoggiate per portare tanto peso, fate così, poi lui vi gira e vi porta dall'altra parte. Quindi, quando salite, 1, 2, triangolate il peso, però cercate di tenere il baricentro verso questo lato, al di fuori del suo corpo, quindi tutto il peso è lì. Se lui tira, qui fa molta più fatica. Adesso quello che può fare per difendersi è richiamare questo ginocchio verso di lui e poi girare ancora. Se lui riesce a fare questo, mi ribalta, lo vediamo. Come sono, io ho un buon peso qua, però lui richiama il ginocchio e mi può ancora girare, soprattutto se con questo braccio poi sì, viene ad afferrare sulla schiena. Facciamo un attimo vedere, Daniele, sì, un buon peso qua, mi richiama il ginocchio e quindi così devo per forza mollare, perché altrimenti cado. Se mollo, mollo anche la pressione, ok? Quindi richiamo la gamba, triangolo il peso, adesso gli impedisco di richiamare il ginocchio, portando il mio ginocchio sotto la sua gamba. Lo devo portare vicino al suo addome, là. Non così, perché ancora ci passa il sotto. Vedete? Sono ancora in pericolo, lo porto lì, vicino così. La gamba che ho disteso la devo lasciare lunga, perché ancora, se io la tengo chiusa, così, per stare più comodo, non mi farà all'interno del pantalone e ancora mi ribalta. La devo lasciare giù, lunga così, ginocchio dentro, scusa Daniele, che si veda, così lui quando cerca di salire non può, ok, presa, mantengo la presa, gamba là. Se Daniele cerca di sollevarmi, anche così, vedete, ho questo controllo. Con un atleta forte potrei a un certo momento perderlo, però vediamo, perché adesso noi non facciamo una gara a chi resiste qua. Quindi, se riesco, se lui soprattutto allunga il braccio qua, vado immediatamente a spostare la presa da qui dal bavero fino in fondo al colletto, qua. Così ho ancora più forza, ok? Se invece lui rimane qua con la mano, non fatelo, perché appena mollate vi afferra il panno, la manica, ed ecco che è un problema, non la recuperate più qua, Cioè dovete per forza mollare la posizione. Quindi, state lì, morta là. Adesso, da come sono, devo lasciare la sua gamba per poter passare al controllo laterale. Per farlo, lascio la presa del risvolto qua in basso, tengo quest'altra, e con la mano che ho liberato, afferro il pantalone all'altezza del ginocchio. A questo punto, lascio la sua gamba libera, così, e tengo sempre bene il peso, non appoggio mai le ginocchia sul tatami, ma sempre sollevate, così, e portando il peso sul suo petto. Richiamo, sollevo così le sue gambe tirando con il braccio e mi sistemo concludendo il controllo laterale. Questi passaggi sono molto importanti perché sono controlli che mi danno la possibilità di concludere il passaggio di guardia fino al controllo laterale senza che lui recuperi, perché altrimenti
anche se fisicamente forte, comincia a sbilanciarmi e devo scegliere o cadere o mollare la posizione. Comunque in ogni caso perdo il passaggio. Quando un particolare che accade spesso quando combattiamo è questo: con un opponente forte, con un atleta forte, allenato e magari anche più pesante di me, cosa succede? Che quando sono qua io faccio tutto correttamente, vado alla presa del pantalone, lui però ha già preso qua, l'ha preso dietro e girando su quella linea tira a canna. Se io qua resisto così, rischio che mi ribalti. È faticoso, ma con uno forte che fa tanta fatica sulla schiena, bisogna fare attenzione. Allora a quel punto io mi adeguo, invece che fare resistenza, quando lui fa questo movimento, oh, vedete, esco completamente io e mi adeguo a lui. Cioè non tiro per fare un gioco di forza. Lui tira per ribaltarmi, oh, io mi adeguo qua. E poi sempre richiamo, cosa importante, la presa. Perché quando faccio questo adeguamento, lui potrebbe richiamare la gamba. Quindi, in sostanza, quando lui mi ribalta, tento di ribaltare, faccio questo, se sto così lui richiama la gamba. Qui lo perdo. Non ho la forza nel polso e nelle dita per tenere tutto il movimento delle sue anche e della sua schiena. Devo stare assolutamente, quando lui fa questo movimento, mi tira o... vedete, peso su di lui e tirare le gambe in modo tale che lui non riesca a contrapporre la forza che io sto facendo con la mano, col polso soprattutto. Ok ragazzi? Bene, lo facciamo.